plastica o la elimini o la spieghi. Questo è un po' il concetto che è emerso dal convegno. La plastica è certamente un materiale controverso, ma quello che non dobbiamo fare è prendere posizioni di pancia, ma iniziare a guardare questo argomento con un pochino di dati, di informazioni e di sostanzialmente di visioni olistiche che ci consentono di guardare un pochino tutto quanto il ciclo. Perché o la elimini o la spieghi? Perché ci sono certe applicazioni in cui la plastica sicuramente è eccessiva, ma come molti altri imballaggi. Il punto è che in realtà alcuni materiali, alcuni imballaggi di plastica hanno delle caratteristiche che ci consentono di fare delle cose che con altri materiali sono un po' più difficili. Uno di questi, ad esempio, è il conservare gli alimenti. Quindi, in una valutazione corretta degli imballaggi, quello che è necessario è paragonare sia quelli che sono gli impatti ambientali di produzione e di smaltimento degli imballaggi, cosa che facciamo ormai da più di 20 anni, con però l'impatto ambientale o in generale l'impatto che ha quel packaging nei confronti dell'alimento contenuto. Quindi il fatto di avere un imballaggio che consente di aumentare la fase di uso di la shelf life di un prodotto alimentare e quindi di ridurre lo spreco alimentare è una cosa molto importante. Per cui in sintesi ci sono alcuni alimenti, nel caso dell'ortofrutta pensiamo per esempio ad alimenti come le fragole o i lamponi che sono molto delicati, che hanno bisogno di una maggiore protezione e quindi hanno bisogno di un imballaggio come per esempio la plastica che consente di limitare al massimo gli sprechi. Di oggi è stato molto interessante perché ci ha proposto molti dati che con un approccio olistico dimostrano che nell'approccio agli imballaggi con riferimento al cibo è importante tenere conto di tutto, cioè di tutto il ciclo di vita del prodotto, anche di evitare il food waste, cioè il fatto di buttare via del cibo, che è una cosa che lascia un'impronta ecologica terribile. Nel nostro settore del food, in particolare nell'ortofrutta, noi abbiamo un assoluto bisogno di utilizzare tutti i possibili imballaggi, tra cui anche gli imballaggi in plastica in PET e gli imballaggi in plastica anche di maggiore dimensione. Questo proprio perché c'è bisogno di una grande capacità di mantenere il prodotto sia nelle lunghe distanze, perché la nostra ortofrutta viene molto esportata, sia di mantenerlo anche in casa dei consumatori, perché altrimenti una vita troppo breve del prodotto comporta lo spreco. Detto questo, è importante portare alla conoscenza dei consumatori tutto questo perché abbiano dei comportamenti conseguentemente sostenibili, ma anche portare l'attenzione dei decisori politici questi dati. È molto importante un approccio basato sui dati in Europa ed è molto importante un approccio basato sui tutti i componenti della filiera che cooperano, collaborano e portano il loro approccio complessivamente all'attenzione. In Italia ci sono delle grandissime esperienze, perché il fatto che il PET venga riciclato all'80% è fondamentale, e quindi anche rispetto alle nuove proposte di regolamento che vengono dall'Europa credo che abbiamo molto da dire e che possiamo, grazie anche al convegno di oggi, andare con molti argomenti forti. Come si dice in questi casi, il cammino, anche il cammino più lungo inizia con il primo passo, e direi che oggi abbiamo fatto il primo passo. Abbiamo finalmente
parlato di vaschette in plastica per alimenti, abbiamo parlato della loro funzione per contrastare lo spreco alimentare, ma la questione più importante è che non l'abbiamo fatto noi i produttori di vaschette, ma lo hanno fatto gli altri, lo ha fatto la grande distribuzione, l'ha fatto il mondo scientifico, l'ha fatto il Corepla ovviamente, l'hanno fatto gli utilizzatori, questa è la cosa più importante. L'intervento particolare di Simone da Caselli è stato fondamentale, ci ha insegnato che quello su cui dobbiamo lavorare è fare in modo che questo sforzo venga fatto non solo a livello italiano ma a livello europeo. Bisogna fare in modo di portare l'informazione che conta, il valore scientifico di queste informazioni sui tavoli europei e convincerli che eliminare l'imballaggio in plastica non è un bene per un ambiente, ma è un male per l'ambiente perché aumentiamo lo spreco e aumentiamo gli impatti. Questo è il messaggio fondamentale, quindi da ora in poi ci aspetta un grandissimo lavoro.